Risolviamo questo esercizio 10 del libro Amaldi. Condensatore piano con lastre circolari di raggio R maiuscolo. È collegato ad un generatore di corrente che fa circolare una corrente di intensità I. Questo vuol dire che il condensatore è in fase di carica. Il punto A si trova all'interno del condensatore a distanza R dall'asse. Determina modulo e direzione del campo magnetico prodotto nel punto A. Suggerimento: considera una circonferenza con centro sull'asse del condensatore e raggio R minuscolo. Questa è la situazione, arriva la corrente attraverso il filo metallico e si deposita della carica elettrica su questa armatura, l'altra si carica negativamente. All'interno del condensatore si genera il campo elettrico rivolto dalla lastra positiva a quella negativa. Questo campo elettrico si calcola delta V su D, cioè la differenza di potenziale fra le armature diviso la distanza. E questo campo elettrico è in aumento perché il condensatore si sta caricando, quindi aumenta anche la differenza di potenziale e aumenta la carica sulle armature. Quindi questo campo elettrico aumenta e di conseguenza aumenta il flusso elettrico che attraversa questa area circolare di raggio R minuscolo. Quest'area circolare la chiamo S, invece l'area delle lastre la chiamo A. Siccome il campo elettrico è uniforme all'interno del condensatore, il flusso del campo elettrico attraverso questa area S è semplicemente E per S. Poi ci sarebbe il coseno di 0 gradi. Questo flusso elettrico aumenta anche lui, perché la superficie S non cambia, è fissa, ma il campo elettrico aumenta, l'abbiamo visto prima. Quindi siccome aumenta l'intensità del campo elettrico, aumenta anche il flusso elettrico. Ma un aumento del flusso elettrico corrisponde a una corrente di spostamento. Quindi attraverso questa superficie circolare S c'è una corrente rivolta verso destra che appunto corrisponde all'aumento di flusso elettrico. Questa corrente di spostamento sappiamo che si calcola ε0 εr per la variazione nel tempo, quindi la derivata temporale del flusso elettrico. Per colpa di questa corrente di spostamento che attraversa la superficie S, sul bordo, sulla linea, sul contorno della superficie S nasce un campo B, un campo induzione magnetica, che gira in questo senso, che è dato dalla regola numero 1 della mano destra. Infatti dobbiamo porre il pollice verso destra lungo la corrente di spostamento e le dita ci danno un campo B che ruota in questo modo. La domanda del problema di Amaldi è proprio di calcolare questo campo B e determinare la direzione e il verso. Direzione e il verso l'abbiamo appena determinato, è un campo rotazionale che gira così. L'intensità di questo campo B la ricaviamo con la quarta equazione di Maxwell, che si chiama anche equazione di Ampère-Maxwell. Ampère è fino a qui, Maxwell è il pezzo aggiuntivo, e si chiama anche equazione di Ampère generalizzata da Maxwell. Questa equazione ci dice che, presa una linea L qualunque, noi prendiamo come linea L il contorno di questa superficie, quindi una linea circolare di raggio R, R minuscolo. Quindi presa una linea L, lungo quella linea L nasce un campo B, induzione magnetica, la cui circuitazione è causata dalle correnti elettriche che passano attraverso quella linea. Le correnti elettriche possono essere correnti, diciamo, convenzionali, quindi correnti di particelle cariche, e correnti di spostamento. Nel nostro esempio, all'interno del condensatore non passa nessuna corrente di tipo particelle cariche, quelle passano nel filo. Passa invece la corrente di spostamento, che ha lo stesso valore della corrente che passa nel filo, ma soltanto se io considero una superficie S che abbraccia tutta la corrente di spostamento. Nel nostro caso invece la superficie S è più stretta e quindi è attraversata da una quantità di corrente, un'intensità di corrente che è minore di quella che passa nel filo. È una frazione della corrente che passa nel filo, è la frazione S su A. Per esempio, se questa area S è un quinto dell'area delle lastre del condensatore,
Allora la corrente di spostamento che passa attraverso questa superficie S sarà un quinto della corrente che passa nel filo, cioè sarà un quinto di tutta la corrente di spostamento che è dislocata e diffusa in tutto questo cilindro, il cilindro che ha le stesse dimensioni del condensatore. Ora che abbiamo espresso la corrente di spostamento, quindi la causa, andiamo a calcolare l'effetto. L'effetto è la circuitazione del campo B, cioè è la circuitazione di questo campo da farsi lungo questa linea L. Noi sappiamo che la circuitazione per definizione è l'integrale da farsi lungo la linea L, quindi questa circonferenza, dei prodotti scalari B, prodotto scalare DL. Ma in questo caso B e i singoli passettini DL sono allineati, quindi abbiamo ogni prodotto scalare che si semplifica in B DL coseno di 0, quindi 1. Inoltre B è uguale su tutta la linea L, quindi può essere portato fuori dal segno di integrale. Infatti l'integrale in pratica è una somma. Portare fuori B, cioè un fattore costante come B, fuori dal segno di integrale vuol dire raccogliere a fattor comune fuori della somma. Quindi B esce fuori dall'integrale e rimane la somma di tanti DL. La somma di tutti questi passettini in pratica è la lunghezza della circonferenza L 2πr. Quindi in conclusione questa circuitazione che sta a sinistra dell'equazione è B per 2πr. Eccolo qua, B è la nostra incognita. Con la formula inversa ricaviamo l'intensità di questo campo B, dividendo mi0 per la corrente di spostamento, quindi per S su A per I, cioè dividendo questa quantità diviso 2πr. Il risultato che otteniamo quindi è B uguale mi0, S su AI è questa quantità qui, S su A sarebbe l'area di questa superficie rotonda, cioè pi greco r al quadrato con r minuscolo, diviso a, che è l'area di quest'altra superficie rotonda che è la lastra del condensatore, pi greco r quadrato r maiuscolo, per i, eccolo, diviso 2 pi greco r. Una volta fatte le semplificazioni otteniamo che il campo induzione magnetica vale mi0 ri diviso 2 pi greco r alla seconda, che è anche il risultato che scrive il libro. Mi0 i r minuscolo diviso 2 pi greco r maiuscolo alla seconda. Come approfondimento possiamo dimostrare questa relazione che abbiamo detto prima, cioè che la corrente di spostamento che passa attraverso questa superficie è una frazione di tutta la corrente di spostamento che passa attraverso il condensatore e che poi è la corrente di spostamento complessiva attraverso il condensatore è uguale alla corrente di cariche elettriche I. Questa frazione è il rapporto delle aree S diviso A. La possiamo dimostrare qua. Sappiamo infatti che la corrente di spostamento è data da epsilon, che sarebbe epsilon 0 per epsilon R, per la derivata nel tempo del flusso elettrico attraverso quell'area circolare S. Il flusso elettrico, come abbiamo visto prima, è E per S, la sua derivata è la derivata di E per S, dal momento che S non cambia nel tempo, cambia invece il campo elettrico, quindi deriviamo solo il campo elettrico. Ma il campo elettrico a sua volta è dato da delta V diviso D, la differenza di potenziale tra le armature diviso la distanza tra le armature. Qui noi dobbiamo inserire la derivata del campo elettrico, quindi deriviamo questa espressione e troviamo la derivata del campo elettrico. Bisogna derivare la differenza di potenziale diviso la distanza tra le armature. La distanza non la deriviamo perché è costante, invece cambia la differenza di potenziale tra le armature. Ma a sua volta la differenza di potenziale la ricaviamo dalla formula della capacità elettrica del condensatore. La carica sulle armature, in particolare sull'armatura positiva, diviso la differenza di potenziale tra le armature. Con la formula inversa ricaviamo delta V, che è la carica sull'armatura positiva diviso la capacità elettrica. Abbiamo ricavato delta V per poi derivarla
quindi quando la deriviamo, deriviamo soltanto la carica sulle armature perché il condensatore si sta caricando e la sua carica sta aumentando, ma non deriviamo la capacità elettrica perché il condensatore rimane sempre della stessa forma geometrica, non ci sono variazioni geometriche. Quindi abbiamo derivato la differenza di potenziale e questa derivata la andiamo a sostituire qui. Quindi il campo elettrico derivato risulta Q' su C e poi ricopiamo D al denominatore. Adesso abbiamo calcolato la derivata del campo elettrico, la andiamo a sostituire nella formula di prima. Al posto di E punto S lo ricopiamo e al posto di E punto scriviamo Q punto su CD, ma Q punto noi sappiamo che è la corrente elettrica, infatti la corrente elettrica che scorre nel filo è anche quanto rapidamente si va accumulando nel tempo la carica elettrica sull'armatura positiva del condensatore. Per esempio, se la corrente in un certo momento è 3 ampere, immaginiamo, vuol dire che 3 coulomb di carica al secondo vanno accumulandosi su questa armatura. In questo senso la corrente elettrica è l'aumento di carica elettrica qui, quindi è Q punto. Quindi Q punto è uguale a I e allora la derivata del campo elettrico E punto diventa I diviso CD. E andiamo a sostituire I diviso CD al posto di E punto e così otteniamo I diviso CD per S. Questo è il flusso, anzi è la derivata del flusso elettrico IS diviso CD. A noi serviva la corrente di spostamento che è questa derivata del flusso elettrico per epsilon. Quindi andiamo a calcolare la corrente di spostamento come epsilon per la derivata del flusso elettrico, cioè per IS su CD. Epsilon per IS su CD. Infine, al posto di C, la capacità elettrica del condensatore piano, scriviamo la formula che vale solo per i condensatori piani, cioè che la capacità elettrica è epsilon per l'area delle lastre diviso la distanza tra le lastre. Dopodiché semplifichiamo epsilon e semplifichiamo D, e otteniamo che la corrente di spostamento attraverso quest'area S è uguale a I per S su A. Quindi la corrente di spostamento attraverso l'area S è una frazione della corrente I che scorre nel filo. È la frazione S su A, come avevamo detto all'inizio. Quindi questa tra parentesi quadra è la dimostrazione di questa formula qua, che la corrente di spostamento attraverso S è la frazione S su A della corrente totale che scorre nel filo.